Ciao, sono la dottoressa Elena ed oggi ti parlo di spagiria. Che cos'è la medicina spagirica? Innanzitutto andiamo alle origini. Il padre della spagiria è Paracelso, che visse alla fine del 400 e inizi 500, un periodo medioevale avvolto nel mistero. La spagiria deriva direttamente dall'alchimia. Il principio su cui si basa la spagiria è quella di andare a mettere in equilibrio il nostro corpo fisico, cioè la nostra parte densa, con il nostro corpo animico, cioè la nostra parte sottile. Ovviamente sempre che tu creda di avere un'anima. Siccome secondo la spagiria, secondo Paracelso, il microcosmo è uguale al macrocosmo, il microcosmo cos'è? Il microcosmo è il nostro corpo fisico. E il macrocosmo cos'è? Il macrocosmo è ciò che c'è al di fuori del nostro corpo fisico. Quindi l'universo. Secondo questo principio, l'equilibrio può essere raggiunto nuovamente dando alla nostra parte sottile animica quello che serve per ritornare in equilibrio. E queste sostanze che servono al nostro corpo sottile, che poi andrà a trasmettere l'equilibrio anche al corpo fisico, arrivano direttamente dal macrocosmo, quindi dal regno animale, dal regno minerale e dal regno vegetale. Queste sostanze vengono lavorate, vengono completamente separate per poi essere unite nuovamente. Le operazioni che si fanno per separarle sono la putrefazione, la distillazione, la calcinazione e l'estrazione di oli essenziali. Questi poi verranno uniti nuovamente per formare la quintessenza. La quintessenza è il rimedio spagirico più efficace in assoluto. Ma perché è così importante andare ad agire sul corpo sottile? Perché il corpo sottile è in grado di trasmettere al corpo fisico come trasmette il disagio e quindi la malattia, così trasmetterà l'equilibrio e quindi lo stato di salute. La spagiria si può tranquillamente abbinare ad altre cure, anche allopatiche, perché non interferisce con nessun tipo di farmaco. Oltretutto è anche una medicina molto sicura perché non ha effetti collaterali. Quindi, se credi di avere un'anima, curati con la spagiria e affidati a persone preparate.